Swiss è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari. Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo! Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Amici all'ascolto, salve, eccoci dunque con un nuovo ospite. Alla mia sinistra abbiamo il dottor Enzo Russo, che da pochi giorni è il nuovo coordinatore di Società Aperta, e nell'occasione ne abbiamo approfittato per portarlo qui in studio, anche per illustrare, a distanza di poche ore dalla nomina ufficiale di Gianluca Bonsignore a candidato a sindaco, ecco qual è la posizione e quali sono le operazioni che cercherà di portare avanti Società Aperta per appoggiare in maniera concreta e precisa il suo esponente. Buongiorno, buonasera, a seconda che ora vedono i nostri telespettatori. Caro Enzo, salve a tutti, prego. Ringrazio di aver invitato. Oggi avevo mandato un comunicato, un sms alla stampa per dire, questo tu subito prontamente mi hai invitato qui e ti ringrazio, per proprio comunicare la presentazione della nostra lista, quella di Società Aperta, una lista che è presente nel tessuto politico della città, esatto, almeno da 20 anni. Tieni conto che la prima volta è stata presentata nel 1997 e poi nelle amministrative del 2000, del 2006, su una pausa solo nell'ultima amministrativa dove siamo stati presenti sotto un altro simbolo, e ritorniamo a riproporre questa aggregazione civica. Società Aperta, che per noi è un punto d'orgoglio, una formazione molto dinamica, molto giovane, che è molto calata nel territorio, nel tessuto sociale della nostra città, e abbiamo inteso rinnovarla il più possibile. Abbiamo da pochi giorni rieletto un consiglio direttivo e ridato una nuova linfa, credo, spero, propositiva a questa aggregazione civica. D'altra parte non è da oggi che esiste Società Aperta, lui ha detto che è giovane società, però io nello stesso tempo ricordo che ha contribuito enormemente sia prima alle fortune del senatore Ciccio Cimino, ma nello stesso tempo ha contribuito anche alla vittoria del sindaco Pippo Venuto. E poi nello stesso tempo anche Gianluca Bonsignore, che per la prima amministrazione venuta è stato anche Presidente del Consiglio. Quindi sulle orme di questi successi oggi ripropone a maggior ragione, in quanto che è possibile che possa conquistare la poltrona di primo cittadino Gianluca Bonsignore, cercare di rendere attuabile questo obiettivo. Sì, ma abbiamo pensato di riproporre la lista contemporaneamente. Abbiamo ipotizzato un nostro candidato a sindaco proprio nella persona di Gianluca Bonsignore, che sicuramente è la persona a noi vicina con la maggiore esperienza, come hai detto bene tu, stato consigliere comunale, presidente del consiglio durante l'amministrazione Venuto, rieletto nel 2006 insieme a Crisa Fulli, sempre nella nostra lista, e da sempre si interessa di politica, da sempre è stato presente nel tessuto sociale della nostra città con un interesse attivo tutte le vicissitudini amministrative, conosce bene la macchina amministrativa, appunto essendo stato anche nella stanza cosiddetta dei bottoni da Presidente del Consiglio, e riteniamo che sia la persona più qualificata a poter fare questo.
Noi l'abbiamo proposto come candidato a sindaco sperando di incontrare e di condividere, ecco, non da soli, ma di condividere con altre aggregazioni civiche questa possibilità, che quanto sembra ci è stata data e quindi si è trovata una sintesi sul suo nome e speriamo che possa andare avanti. Quello che proponiamo è sicuramente un'idea nuova e ci tengo moltissimo a dirlo, questo l'ho detto anche in altre occasioni, che non siamo qui presenti e vogliamo affrontare questa campagna elettorale per porci contro qualcheduno, ma abbiamo un'idea diversa della politica e non siamo sicuramente contro l'amministrazione comunale uscente, ma ci proviamo come alternativi con un'idea diversa per uno sviluppo particolare e diverso della nostra città che sarà presente nel programma e speriamo che tutte anche le altre liste, le altre associazioni che sostengono questo progetto non siano concordi con questo, perché noi riteniamo, per esempio io personalmente ritengo che l'amministrazione Aquino ha fatto delle cose buone e sicuramente il sindaco Aquino ha fatto delle cose positive per Patti, ma crediamo che tante altre cose andavano fatte, che si poteva fare di più e meglio. E siamo qui per questo, per poter dare quel di più, quello che è mancato, e per spingere verso una direzione ben precisa lo sviluppo della nostra città. Ecco, se è possibile, magari così, di poter anticipare qualche cosa che l'amministrazione Aquino non ha fatto e che voi cercherete di poter fare. Beh, Carmelo, certo, ci sono delle contingenze che sono sfavorevoli in questo momento storico e magari sono state sfavorevoli per Certo. tutti, in tutti i comuni vicinori alla nostra città, ma poi in particolare si doveva operare di più in una progettazione sullo sviluppo di quello che vuole essere questa città e che vuole diventare per dare un'occasione di lavoro e soprattutto ai numerosi giovani che se no sono costretti obbligatoriamente ad andare via e se non c'è sviluppo non c'è lavoro, ma lo sviluppo ci può essere solo in determinate direzioni, diciamo prendendo sotto braccio quella che è la vocazione naturale della città. Si doveva dare ordine agli uffici comunali, si doveva dare ordine al personale, si doveva dare ordine a una progettazione più importante sul centro storico, si doveva progettare qualcosa di più. Certo, la vicenda del centro storico, anche dei lavori, è molto sfortunata. Probabilmente ci poteva incappare chiunque perché bisogna Certo. obiet essere obiettivi anche in questo, ma qualche strada alternativa, noi abbiamo delle idee ben chiare e pensiamo, ripeto, che molto di più si poteva fare e si doveva fare. Ecco, per esempio, l'altro, è inutile negarlo, per quanto riguarda l'immediato sviluppo della città di Patti, è importante il turismo. Ecco, se per caso già avete qualche iniziativa da poter portare, che dicono che per favorire il turismo bisogna cercare di andarlo a prendere direttamente all'aeroporto di Catania, cioè dare il via subito, immediatamente, un modo per Sì, poter guarda, rendere. se tu ascolti i programmi di 10 candidati, in tutti i programmi Chiaro, ci sono sempre poi alla certo. fine le stesse cose, si parla sempre di infrastrutture, si parla sempre di turismo, si parla sempre di centro storico, si parla sempre di servizi, si parla sempre, e noi ci teniamo in particolarmente a farlo, di chi ha bisogno, di chi soccombe, delle persone più sfortunate, di chi bisogna anche aiutare, assistere, essere solidali in qualche modo, però sono quasi sempre solo e tutte belle parole, bisogna Certo, anche calarsi nei questo è fatti. vero. Oggi bisogna cercare di intercettare il più possibile le risorse che vengono messe a disposizione e dallo Stato e dai progetti per il Sud e dall'Europa, ma bisogna prendere con decisione lo sviluppo turistico. Lo sviluppo turistico passa necessariamente dallo sviluppo delle infrastrutture, il completamento delle strade che sono in progettazione, la possibilità con i consorzi vicini di spingere, con i comuni vicini, scusami, di spingere, di riuscire a realizzare finalmente, almeno di mettere le basi di quella che può essere un'area aeroportuale nelle vicinanze, perché se no non è che ne soffre solamente Patti, ne soffrono le isole Eolie, ne Certo. soffrono gli altri comuni e non si può oggi parlare di turismo quando per raggiungere le isole Eolie o il nostro comune bisogna sottoporsi, soprattutto nei mesi estivi, con i ritardi, con i problemi che ci sono, eccetera, a un calvario per raggiungere, mentre alcuni posti sono a un tiro di schioppo e facilmente raggiungibili. Per fare questo le parole sono abbastanza facili da Perfetto. fare, chiunque le può fare, bisogna avere una progettualità seria. E per avere una progettualità seria bisogna, diciamo, affidarsi a dei professionisti seri nel settore.
Ecco, al momento attuale è anche giusto farla questa domanda. Società Aperta si presenta con una lista, al momento certo. Si presenta con una lista. Altra certezza è che la capolista sarà Natalia Cimino e altra certezza che cercherete di così di suddividere in parte uguale quota rosa e quota maschi? Ma quella è nello spirito della legge certo. E vai a chi si esime da questo. Cercheremo di essere paritari, se no magari un 9 a 7, se non 8 a 8, vedremo quello anche le possibilità. Noi la lista sostanzialmente l'abbiamo chiusa, abbiamo anche qualche persona con cui stiamo discutendo, però certo. L'importante è che siano persone motivate, che non messe lì soltanto di facciata o per fare il favore a qualche una persona, che trovano una motivazione, che credono in quello che vogliono fare, nel progetto del gruppo che li accompagna, e questo dovrebbe essere patrimonio di tutte le liste. La capolista, come chiami tu, diciamo la persona rappresentativa, nelle scorse tornate elezioni comunali è stata l'avvocato Cimino, che ha avuto un grossissimo consenso elettorale prendendo circa 130 voti, ma purtroppo per soli 20 voti non è scattato il quorum alla lista. Quindi puntiamo sicuramente che questo avvenga e che la persona che raccoglierà più voti della lista, chiunque sia, possa almeno uno o due persone riuscire a essere elette nell'ambito di un'aggregazione, come hai detto tu bene, che viene al momento aderire a questo progetto almeno fino al momento sei liste. Perfetto. Una piccola domandina indiscreta la devo fare, ti candiderai? Io no. Diciamo, uno per famiglia penso che sia più che sufficiente, come tu pensai, l'avvocato Cimino è mia cugina, quindi sarebbe, giocare in famiglia, sarebbe anche abbastanza stupido, però mi sono dato da fare nel senso di cercare di aggregare e di coinvolgere in questa idea più persone possibile. Qualche amico, in particolare un amico intimissimo, si candiderà e cercherò di dargli tutto il sostegno possibile, come a tutti gli altri candidati. Altra domanda indiscreta, ma questa è anche una battuta che si può fare, quindi. Ecco, ieri sera, quando avete saputo che effettivamente, finalmente, era arrivata la telenovela, era finita, chiamiamola telenovela, anche se proprio a Natalia non piace questo termine, ecco, era finita, e che cosa avete fatto? Avete blindato, insomma, qualche... No, la telenovela è un termine veramente brutto, perché penso che sia stato un confronto costruttivo, sì, dove si è durato cercato, ma le cose buone nascono. Le cose buone nascono sempre da un confronto serrato, da un confronto chiaro, il più approfondito possibile. Le cose improvvisate quasi sempre poi hanno sempre le gambe corte. E per cui riteniamo che questo sia stato un confronto, fra l'altro dove c'erano anche, come voi ben sapete, anche delle altre proposizioni validissime direi come altre candidate al sindaco, ma alla fine penso che si è scelto su una persona che ha un'esperienza amministrativa, che è una persona che è ben voluta e ben vista nel paese, che ha sicuramente una fedina della sua vita limpida, chiara e trasparente, e ha sempre dedicato molto tempo, molto spazio alla politica, che ha tempo, per anche la sua professione glielo consente, e la passione, una fortissima passione che l'ha sempre contraddistinto, e quindi credo che come candidato sia ideale e possa affrontare una campagna elettorale che sia finalmente una campagna elettorale di distensione, una campagna elettorale che eviti quello che spesso c'è stato nel nostro paese, ma che ci sia proprio, si vada incontro verso una aggregazione sociale, ma anche una pace sociale, che si evitano gli scontri, perché fra l'altro l'intelligenza e la preparazione, anche la cultura dell'amico, anche mio amico personale, del sindaco Apino, penso che consentirà questo e garantirà questo, un incontro. Loro sono ottimi amici, si conoscono da sempre, quindi, e anche con gli altri candidati di cui si fanno i nomi, che hanno ufficializzato, come Alessio Papa, l'avvocato Papa, e Nicola Calabria, Nino Lena e Maria Teresa Calabrese. Sì, uno scontro sano. Mi sembra che non ho dimenticato nessuno. Sono al momento credo di no. Ah, ci sono il Movimento di 5 Stelle che in serata dovrebbe annunciare la propria ufficializzare. Penso che questo paese in questo momento ha bisogno della cooperazione di tutti. Chi vince o chi perde, anche gli altri si debbano mettere a disposizione di chi viene scelto dalla città per costruire un rapporto sano,
scusa, il gioco di termini, è Certo, costruttivo per la società perfetto, e che ci sia una riappacificazione sociale che da molto tempo credo che manchi nella nostra no, città, che è essenziale ecco, per io mi uno sviluppo. ero permesso di dire quella battuta finale, insomma, per il fatto che molti ieri sera, approfittando anche della vicinanza del 1º aprile, il cosiddetto pesce d'aprile, pensava che il tutto poteva essere proprio un autentico pesce d'aprile. Invece è la sacrosanta realtà. Gianluca Bonsignore è il candidato ufficiale dell'area moderata del centro-sinistra, nonché con qualche appoggio dell'area moderata del centro-destra. Fa riferimento naturalmente alla lista Impalà con riferimento a Mariella Gullo, e quindi è un insieme che potrebbe portare economicamente, dal lato numerico abbastanza consistente, per cui ce lo toglie che potrebbe Gianluca essere No, uno dei non tocca a candidati me, più non tocca a me scomodi. sicuramente No, no, lo sto ufficializzare dicendo questo, io, lo lo sto stesso. dicendo Per io, noi quindi è tranquillo. la nostra proposizione è Certo. candidata a sindaco. Aspettiamo anche l'ufficialità o Certo. che queste aggregazioni civiche incontrano i loro, si incontrano fra di Certo, loro e che certo. prendono una decisione definitiva. Io di definitivo ancora non ho nulla, se non la nostra decisione di proporre la nostra lista e con una proposizione di candidato a sindaco di Gianluca Bonsignore. Se questo, come sembra, incontrerà anche il favore degli altri, allora saremo in quel momento tutti insieme e non certamente solamente noi a condividere Perfetto. con voi il Io quanto. invece mi sbilancio un attimino, anche perché domani uscirà sul Giornale Sicilia, cioè le registrazioni, le interviste effettuate con il dottor Gaetano Crisà, lo stesso dicasi Non lo con il sapevo. sindaco Mauro Guido, e anche con Tino Giusto. Quindi, praticamente quelli che erano lì. Quindi, da questo punto di vista, ormai Questo è non il ci tuo sono mestiere, dubbi, tu sai quello che fai. ormai Io non ti ci sono, posso a meno che dire. non succeda qualcosa di fronte. La risultanza dice che Gianluca Bonsignore è il candidato che sfiderà uno dei più veramente scomodi avversari di Mauro Aquino, sempre dal lato Mi politico. auguro che succeda quello che tu dici e mi Perfetto. auguro soprattutto, ribadisco ancora una volta, che sia un'elezione, una campagna Certo. elettorale più serena e più Certo, costruttiva possibile, per certo. il bene di tutti. Va bene, grazie. Ringraziamo il coordinatore di Società Aperta, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Pieco SRL, in contrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede in contrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Gipis è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari. Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo!